Ecco il castoro dell'America del Nord in libertà nel suo ambiente naturale. È stato l'alto valore commerciale della pelliccia di questo animale che ha stimolato l'esplorazione dei laghi e dei corsi d'acqua del Grande Nord canadese. Cacciato incondizionatamente sin dall'inizio del XVII secolo, poi recentemente protetto quando i suoi nemici naturali erano quasi scomparsi, il castoro viene oggi trasferito in altre regioni quando le sue dighe entrano in competizione con le costruzioni dell'uomo. È un esempio inquietante di come un equilibrio naturale possa essere compromesso dall'uomo nonostante le migliori intenzioni. Nel corso dei millenni, i ghiacciai hanno scavato dei laghi nella roccia. La terra è scarsa e il clima rigido è ostile a qualunque genere di vita. Dalla caduta dorata delle foglie autunnali, per tutto il periodo dei rigori invernali e dell'esplosione della primavera, Cousteau e gli uomini della Calypso saranno i testimoni della lotta dei castori per la sopravvivenza. Osserveranno il castoro nel suo ruolo di architetto e di ingegnere. Quest'animale dà prova di sorprendente abilità nella costruzione di tane, fa scorta di provviste per l'inverno, alza dighe per regolarizzare il corso dei fiumi, crea nuovi bacini, realizzazioni che migliorano anche l'habitat e le condizioni di vita di molti altri animali. L'attività del castoro entra a volte in conflitto con quella degli uomini. Un'equipe di specialisti canadesi del Ministero delle Risorse Naturali cattura un castoro adulto. Le dighe dei castori devono essere abbastanza alte per mantenere il livello dell'acqua necessario alla loro vita intorno ai rifugi. Di conseguenza, possono provocare l'inondazione delle strade aperte a margine del loro ambiente naturale. Quando il castoro, guidato dall'istinto, si preparava ad affrontare l'inverno del Grande Nord, non poteva sapere che sarebbe diventato un ospite indesiderato. In conformità a un piano di conservazione della natura, questo castoro sarà trasportato più a nord, per essere quindi rimesso in libertà lontano dalle zone abitate. Qualche anno fa, questo animale sarebbe stato ucciso e scoiato. Oggi sarà trasferito in una regione dove dobbiamo sperare che non venga disturbato. Ma in un territorio che gli è ignoto, il castoro annusa l'aria dell'autunno. È inquieto. Questo vagabondo della natura ha bisogno di tempo sufficiente per costruire la propria dimora o per trovare una tana abbandonata prima che l'inverno sia alle porte. In caso contrario, morirà. L'equipe Cousteau seguirà i castori verso il loro incerto destino, nel nord del Canada. Per studiare la sorte del castoro in una regione selvaggia, sempre più ristretta, l'equipe della Calypso parte in idrovolante dal lago La Ronge per raggiungere i laghi e i fiumi del nord Saskatchewan. Laggiù non esistono strade, solo un labirinto di foreste e di acqua, un impero che un tempo era quello dei castori. L'idrovolante si posa sul lago Foster. Gli alci hanno già perso le corna che rispunteranno all'inizio della primavera. Gli uomini scaricano il materiale per costruire quello che sarà l'unico accampamento sulle rive selvagge del lago Foster.
La capanna dovrà essere molto solida e avere tutti i requisiti per affrontare un soggiorno prolungato nell'inverno del Grande Nord ormai vicino. Per il momento tutti approfittano dell'estate indiana, che è nel periodo autunnale. I subacquei della Calypso, trasformati in carpentieri, vengono aiutati dagli indiani della tribù dei Cree. Completato il tetto, il primo a entrare nella capanna sarà il setter irlandese degli indiani. Arriva il comandante Cousteau. Philip gli dà il benvenuto. Il dottor Kit Hay ammira il luogo e si informa da Philip sulla provenienza della sabbia. Philip dice che arriva dal sud della Francia. Cousteau lo corregge, affermando che la sabbia arriva dal sud del Pacifico. Il dottor Hay, specialista del comportamento dei castori, sarà il consulente dell'equipe Cousteau. Hay fa degli apprezzamenti sulla profondità dell'acqua dello stagno e Cousteau, ridendo, gli risponde con una battuta. Hay e Cousteau sguazzano in uno stagno creato dai castori. Il fondale suggerisce a Cousteau l'idea di sabbie mobili. Hay indica un isolotto mobile. Lo porta ad esempio della territorialità dei castori. Il termine con cui lo definisce è montagnola odorante. Il castoro ci aggiunge pezzetti di canne e di erbe acquatiche. Da vicino si sente un odore dolciastro. Si china per sentire l'odore che emana dalla montagnola. I castori, maschi o femmine, secernono delle gocce di castoreo per marcare il loro territorio e avvertire i castori in migrazione di tenersi lontano. Oh, yes. Yes. Cousteau conferma di sentire un odore molto deciso. Hay gli mostra una galleria. I castori scavano sul fondo dello stagno delle gallerie che portano ai luoghi dove trovano il cibo. Hay si ferma, ritenendo inutile avanzare. Cousteau chiede fin dove arriva la galleria. Hay spiega che questa porta alla terraferma, verso i cespugli, e poi oltre, fino ai salici. In questo modo, il castoro è completamente al riparo dai predatori, fino a che raggiunge il posto dove si nutre. Le rive e le paludi sono gli habitat preferiti, dove si alternano pioppi e betulle bianche. Philippe e un gruppo di ricognizione trasportano via terra la canoa per raggiungere un lago isolato abitato solo dai castori. È più o meno quello che facevano i cacciatori di pelli nell'Europa del XVII secolo. A caccia di pellicce, in questa regione rosseggiante e selvaggia dell'America del Nord, i primi cacciatori di pelli erano improvvisamente diventati i principali predatori dei castori. Erano anche alla ricerca del muschio, il castoreo, proveniente dalle ghiandole del castoro. Nell'antichità, presso i Greci, il muschio era ritenuto un medicamento universale che guariva il mal di pancia e l'isteria. Fotografare il castoro è un'impresa tutt'altro che facile, perché è un animale dalle abitudini notturne. Esce di casa solo verso il tardo pomeriggio, quando la luce va calando. Il senso più sviluppato di questi diffidenti animali è l'olfatto. Oggi, in America, i castori, sterminati in vaste regioni, vengono reintrodotti sistematicamente, a volte persino con il paracadute. Il castoro è vegetariano. Si nutre di cambium, un sottile tessuto vegetale che si trova sotto la corteccia di alcuni alberi. La capanna del castoro ha forma conica ed è fatta di rami e di fango. Il locale in cui vive è situato al di sopra del livello dell'acqua, ma nei paesi freddi la sua imboccatura si trova a volte a 1,20 m sotto la superficie, onde evitare che venga ostruita dal ghiaccio quando il lago gela. Vicino alla tana, la riserva di provviste per l'inverno, una vera dispensa, viene stipata a strati successivi a partire dal fondo dello stagno fino in superficie.
Nella colonia, i giovani nati nell'ultimo anno trasportano i rami ricchi di elementi nutritivi fino alla dispensa. Philip sta ora filmando un esemplare adulto che trasporta con le zampe anteriori del fango per consolidare la sua casa. Lo stagno sarà presto gelato e gli andirivieni, sino alla dispensa, avverranno sotto lo strato di ghiaccio. Per tutto l'inverno i castori non dovranno far altro che trasportare i rami sott'acqua dalla dispensa fino alla confortevole abitazione dove vivono all'asciutto sopra la superficie dello stagno. Infaticabili, i castori lavorano fino all'alba. La fine dell'autunno è il periodo più attivo. Bisogna anche provvedere al trasporto di rami sino alle dighe, che devono essere sopraelevate per trattenere acqua libera a sufficienza e per mettere le provviste sotto lo strato di ghiaccio. Quando le dighe dei castori provocano l'allagamento delle strade, bisogna adottare dei provvedimenti spiacevoli. L'uomo e il castoro hanno entrambi la possibilità di modificare l'ambiente in cui vivono, ma quando entrano in conflitto con gli ingegneri che costruiscono ponti e strade, gli ingegneri della natura devono battere in ritirata. I trasgressori vengono spesso catturati e trasferiti altrove. In conformità alle norme in vigore, i castori vengono trasportati a 200 km dalla strada. Trasferirli quando la stagione è troppo avanzata equivarrebbe a una condanna a morte. Philip chiede che età possa avere il castoro. La guardia forestale risponde che avrà un anno a giugno. Chiede anche se pensa che vi sia il resto della famiglia, ma la guardia risponde evasivamente, accennando alla possibilità che vi sia almeno un compagno. Quanto alla possibilità di riconoscere il sesso dell'animale, la guardia scuote il capo. Philip chiede di poter avere due castori e li ottiene. L'inverno non è lontano e la coppia disorientata non avrebbe tempo di costruire una nuova dimora. Lontano dalle strade e dalla civiltà incalzante, l'equipe della Calypso fornirà alle due bestiole disorientate un focolare per l'inverno. Al lago Foster, i castori dividono l'abitazione con noi. Il più piccolo, che è una femmina, sembra traumatizzato dalla cattura. La chiamiamo Cassie. Diamo al giovane maschio, ancora diffidente, il nome di Foster, come il lago. Abbiamo sentito dire che si può fare amicizia con i castori selvatici, offrendo loro dei pezzetti di mela. Ci proviamo. I nostri nuovi invitati non soffriranno la fame quest'inverno, ma per sopravvivere dovranno restare con noi. Ci domandiamo se nutrendoli e dando loro un riparo, riusciremo a stabilire un contatto con Foster e Cassie. E se riuscissimo, ci chiediamo se rimarranno degli autentici castori, oppure finiranno come gli animali degli zoo, per dipendere interamente da noi, stravolgendo totalmente il loro comportamento. E anche se dopo aver trascorso tutto l'inverno nella nostra capanna, al ritorno della primavera saranno ancora in grado di tornare alla vita selvatica e di costruirsi una tana. Nel Saskatchewan è inverno. Le case dei castori e la capanna di Cousteau sono coperte dalla neve che continua a cadere e che in parte le isola dal freddo. Sentendosi al sicuro in un alloggio costruito dagli uomini, Foster e Cassie sonnecchiano mentre Sumian prepara una botola di uscita fatta su misura per loro. La botola si apre nel pavimento della capanna e il cunicolo sbuca all'esterno ai piedi di una recinzione metallica. Speriamo che i castori utilizzino questa via perché il recinto esterno dovrebbe mantenerli in contatto con il loro ambiente naturale. La porta della gabbia è aperta. Foster, il giovane maschio, è il primo a tentare l'avventura. Foster
Foster ispezione un po' dappertutto la nostra abitazione. Si serve della coda come appoggio per sedersi, come fa quando recide un albero o quando scruta in attesa dei predatori. Foster scopre l'uscita, ma si rifiuta di scendere nel cunicolo. Invece di cercare la libertà, Foster preferisce ritornare nel suo territorio familiare, dove Cassie è sempre nel suo angolino. L'inverno è molto lungo. La monotonia è rotta dall'arrivo di Spunky, una gattina portata in regalo da un cacciatore di pelli indiano. Minio, minio. Che bestiola! Il nord si è fatto ora meno ospitale verso chi vi abita. Le condutture dell'acqua che arrivano alla capanna sono gelate. È necessario aprire un foro nel ghiaccio sempre più compatto del lago Foster. Per tutto l'inverno sarà necessario mantenere aperto il foro per attingere l'acqua necessaria alla tana. Jacques-Yves e Philippe Cousteau discutono di un progetto di ricognizione aerea che si propongono di attuare non appena il maestrale avrà smesso di soffiare. Spunky osserva con molto interesse i castori che ora possono circolare liberamente all'interno della casa. Foster considera la gatta un'intrusa nel territorio da lui recentemente conquistato. Bernard de Lemotte ha segnato su una carta gli insediamenti dei castori lungo la riva del lago. Le avance di Spunky e Foster vengono disdegnate. Spunky sembra ignorare che i denti di Foster siano in grado di abbattere degli alberi. Dopo essere rimasti a terra per settimane, decolliamo nell'aria limpida e frizzante per il nostro primo volo sul Saskatchewan, coperto da uno spesso mantello di neve. La bellezza che sorvoliamo male si accorda con le proibitive condizioni climatiche di queste latitudini. Clima difficile sia per gli uomini che per gli animali. Un alce solitario lotta nella neve alta per cercare del cibo sempre più raro. L'alce si nutre di foglie e di cortecce e apprezza in particolare le piante acquatiche. Per lui non vi sarà più cibo fino a primavera. Tentiamo di richiamare gli alci disseminati nella regione lanciando del fieno. Questo alce e i suoi solitari compagni troveranno il fieno, guidati dal profumo dell'erba estiva. Ma poiché lo mangeranno di notte, non avremo la possibilità di osservarli, essendo fra gli animali più selvatici della terra. Nella capanna i due castori tollerano la nostra presenza, ma evitano le avance di Spunky. Mentre fa toilette, Foster non perde d'occhio Spunky. Per Spunky, Cassie, che è più piccola, è una compagna di giochi più disponibile. Cassie
È costretta a nascondersi. Ora Foster è al limite della pazienza. Resti ici, Swinky. Philippe lo invita a stare calmo. Foster desidera semplicemente essere lasciato in pace. Foster, che finora ha ignorato il cunicolo di uscita, decide di scendere la china per sfuggire all'assedio del gatto. Arrivato nel recinto esterno, Foster si trova per un momento nel suo mondo. Ma d'inverno i castori non possono stare troppo a lungo esposti al freddo. La distribuzione del fieno continua con una motoslitta, ma senza grande successo. La paura è forte quanto la fame. L'inverno è una lunga prova per tutti gli animali della comunità selvatica. Alle cascate, Bernard e Ivan si trovano davanti a qualcosa di imprevisto, l'apparizione di un castoro. Poi ecco un secondo castoro, barcollante e goffo sulla superficie gelata del ruscello. Non è normale che i castori si avventurino sul ghiaccio. Questi due sono esemplari adulti che sono probabilmente stati trasferiti a stagione troppo avanzata per poter costruire una tana, unica difesa contro il freddo, o per trovarne una abbandonata. In pieno inverno, un castoro senza un riparo è assolutamente perduto. Questi animali affamati hanno probabilmente errato per chilometri prima di trovare questo misero boccone. Pensiamo si tratti di una coppia, perché è più facile che un trasferimento abbia successo quando maschio e femmina vengono spostati insieme. Decidiamo di aiutarli. Vicino alle cascate, dall'altra parte del lago, di fronte alla capanna di Cousteau, i due castori trasferiti costituiscono per gli uomini dell'equipe una fonte di preoccupazione. La natura non è tenera con gli animali che non riescono a trovare una dimora e che rimangono esposti ai rigori dell'inverno. Il castoro si strofina il pelo per renderlo impermeabile con l'olio che proviene dalle ghiandole addominali. Quando nuota, se l'acqua gli penetrasse fino alla pelle, rischierebbe di morire di freddo. Quando la terra si ricopre di neve e di ghiaccio, rischia di morire di fame. Offriamo dei quarti di mela per cercare di alimentare queste povere creature senza tetto. Il castoro ha molta fame, ma anche molta paura. Continueremo a dar loro da mangiare fino a quando riusciremo a seguirli. In natura l'ospitalità non esiste. Ciascun territorio è sacro. Questi castori non potranno trovare rifugio in una tana già occupata da altre famiglie. Potrebbero concedersi una tana abbandonata se ne trovassero una. Ci stupisce vedere i castori lasciare la riva e nuotare sotto il ghiaccio che ricopre il lago. François Charlet
li filma fino a vederli riapparire dal foro che fornisce anche l'acqua per noi. È un comportamento del tutto inusuale. Essi hanno nuotato per più di 110 metri sotto il ghiaccio, dalle cascate fino a questa apertura. Ci spiace non poterli prendere e tenere con noi nella capanna, ma si scatenerebbero sicuramente dei tragici conflitti di territorio. Questi, in età adulta, potrebbero ferire seriamente e forse uccidere Foster e Cassie, che sono più piccoli. Dobbiamo trovare altri mezzi per soccorrerli. Per aiutare i castori senza riparo durante l'inverno, gli uomini percorrono il lago gelato per fare una provvista di cibo da mettere a loro disposizione. Si dirigono verso una macchia di betulle, gli alberi preferiti dai castori. Dopo la caduta delle foglie in autunno, sotto la corteccia, prosperano abbondanti elementi nutritivi. Ora che abbiamo raccolto una buona quantità di rami di betulla, una vera scorta, costruiamo una casa per gli animali trasferiti. Per stimolarli a utilizzare questo alloggio prefabbricato, lasciamo all'interno dei pezzi di mela e uno strato di rametti ben asciutto. I castori sono animali automatici, interamente programmati sin dalla nascita, oppure sono esseri capaci di adattarsi e di approfittare, ad esempio, di un'occasione imprevista come quella che offriamo loro. Noi ci auguriamo che adotteranno la nostra casa artificiale. Nel frattempo, nella capanna, è giunta l'ora di cena. E voilà pour toi. Le mele non fanno parte del menù abituale dei castori. Ma per Foster e Cassie, che incomincia a lasciare da parte la sua diffidenza, da quando Spunky si è un po' calmata, i quarti di mela diventano una leccornia. Purtroppo per Bernard non è la stessa cosa con il caffè. Foster ne è tanto entusiasta che un solo quarto non gli basta più. Ne esige una intera. E così le cassette di mele scompaiono una dopo l'altra. Questa notte ci immergiamo per vedere se i due castori disambientati utilizzano la dimora di emergenza che abbiamo costruito per loro. All'imboccatura della tana, sott'acqua, i subacquei hanno la sorpresa di trovare non già i due esemplari adulti della cascata, ma un solo castoro giovane. L'altro deve aver lasciato la sua colonia come fanno a volte i giovani. Il modo in cui il castoro pagaia con i suoi piedi palmati ci fa pensare all'incedere di un'anatra. Impiega anche le zampe anteriori e ha degli scatti di velocità grazie al frenetico sbattere verticale della coda larga e piatta. È giunto il momento che il giovane occupante abusivo esca dall'acqua per raggiungere il suo alloggio all'asciutto.
Il rifiuto dei due castori adulti di far uso del riparo che gli abbiamo costruito ci rattrista, tanto più che le loro condizioni fisiche stanno peggiorando. Charlet continua a filmarli, mentre loro non pensano ad altro che a nuotare, avanti e indietro sotto il ghiaccio, dal nostro foro fino alle cascate, attraverso il lago. L'autunno scorso i loro corpi e le loro code erano inspessiti dalla riserva di grasso per l'inverno. Ora le code sono sottili e svuotate. Sempre più magri, si trascinano faticosamente verso un avvenire incerto. I peli ispidi della loro pelliccia sono incollati dal ghiaccio, perché i castori non hanno più la forza di ripulirsi. La mela viene subito accettata. La fame ha avuto il sopravvento sulla paura. La diffidenza di cui davano prova all'inizio è scomparsa. Ancora una volta, i castori se ne vanno. Se solo il loro istinto li conducesse verso altri laghi, dove potrebbero ancora trovare una vera tana di castori abbandonata. Non li vedremo più. Nel North Saskatchewan, la temperatura esterna è ora di 45 gradi sotto zero. I due castori sperduti non si sono più visti da diversi giorni, né vicino alla capanna né nei pressi delle cascate. Gli uomini vanno a fare un'immersione in un'apertura che hanno praticato nel ghiaccio vicino ad una tana di castori situata nelle vicinanze, in riva al lago, per vedere se per caso gli animali non si fossero fermati in quel luogo. I subacquei giungono vicino alla riserva delle provviste. È subito chiaro che un ramo è stato rosicchiato di recente. La tana è vicinissima. Le gallerie che portano alla loro dimora, ricavata al di sopra del livello del ghiaccio, sono disseminate di residui. Qualche castoro è stato qui da poco, ma la tana non è abitata. In teoria, dei castori, sorpresi dal gelo, possono con i loro denti affilati rosicchiare il ghiaccio e aprirsi una strada. Ma in pratica, un soffitto di ghiaccio di più di un metro di spessore è probabilmente superiore alle loro forze. L'équipe si aggrappa alla speranza, debolissima, che l'istinto dei nostri amici li abbia finalmente guidati verso un riparo sicuro. Adesso, dopo 8 mesi di inverno, la primavera è arrivata nel Grande Nord. I castori escono dal loro rifugio e si immergono per concedersi la gioia dei primi germogli succulenti delle piante acquatiche. Le anatre tornano dal sud per riprodursi.
Un gufo delle nevi, che ha passato qui tutto l'inverno, ha già una nidiata dagli occhi immensi. La stagione del rinnovamento biologico della natura comunica agli uomini della Calipso nuovo entusiasmo. L'aquila dalla testa bianca, specie minacciata di estinzione, appare e domina nel cielo. Per l'esplosione della primavera, gli indiani hanno una parola, yoho, che significa stupore misto a timore. Il comandante Cousteau e l'ecologista Kate Hay attraversano il lago Foster per far ritorno al fiume e agli stagni dei castori che hanno studiato in precedenza. You see, Keith? Now we are getting to the dam. Cousteau indica una piccola breccia preesistente nella diga e si stupisce che i castori non l'abbiano riparata. Il dottor Hay spiega che in primavera i castori non riparano le loro dighe perché c'è sempre acqua in abbondanza proveniente dallo scioglimento della neve. Lo stagno è sempre pieno, malgrado le brecce. Hanno tutta l'estate per provvedere. Cousteau fa notare un posto che sembra un campo di battaglia. E spiega che si tratta dei resti delle provviste invernali stivate nei pressi della tana. I castori le hanno esaurite e quel che ne è rimasto è stato trascinato dalla corrente e trattenuto dalle rocce. Guy Joie cala un microfono attraverso il foro di areazione della tana dei castori per sentire che cosa succede nel locale dove vivono. Giungono i rumori di una famiglia, compreso il mugolio dei nuovi nati che succhiano il latte dalla madre. I rumori festosi di una dimora dove regna la gioia di vivere. L'equipe di Cousteau riattraversa il lago per raggiungere una località dove alcuni castori molto disinvolti sono stati oggetto di studio prima che il lago gelasse. Ma Bernard racconta che, contrariamente alle sue aspettative, non ha riscontrato la solita attività primaverile intorno a quella tana costruita sulla riva rocciosa del lago. Ascoltano attentamente, ma non percepiscono nessun rumore. Cousteau constata che la casa sembra abbandonata. Il dottor Hay aggiunge che se la casa è stata abbandonata durante l'inverno, non c'è alcuna possibilità che i castori siano sopravvissuti. Decidiamo di aprire la tana. Bernard e Ivan scavano con precauzione per raggiungere il nido. Perché questo rifugio è stato abbandonato durante l'inverno? Forse i suoi abitanti hanno subito l'incursione di qualche predatore. L'emozione che proviamo è più intensa di quella di un'equipe di archeologi sul punto di aprire la tomba di un faraone. Un nido di frasche rosicchiate. Ed ecco la ragione di quell'impressionante silenzio. Sono tutti morti. E cerca di dare una spiegazione. Gli animali possono commettere degli errori di giudizio. I castori sanno abbattere gli alberi, ma a volte gli alberi cadono sopra di loro uccidendoli. Questi castori hanno valutato male la profondità alla quale l'acqua sarebbe gelata nell'inverno. E poiché il fondo era roccioso, non sono riusciti a passare fra le rocce per raggiungere la riserva di cibo.
e ne sono rimasti tagliati fuori. Sono animali che non vanno in letargo. Devono mangiare per tutto l'inverno e così sono morti di freddo e di fame. Sono magrissimi. Cousteau indica un giovane di circa un anno. Poi c'è un adulto. Ce n'è uno che sembra un neonato, ma che poi si rivela invece essere un altro giovane della stessa età del primo. Ecco un mucchietto di pezzettini di legno. Sembrano truccioli. Potrebbe essere il loro ultimo pasto. È davvero strano che dei castori arrivino a mangiare il legno. Dovevano essere affamati, sostiene Cousteau. E aggiunge che i castori hanno divorato tutto, persino l'interno della tana, e non ci sono dubbi che quella madre e i suoi piccoli siano morti di fame. Guardandola e soppesandola, ci appare magrissima. Una femmina adulta come questa dovrebbe pesare fra i 25 e i 30 kg, ma questa non supera i 15 kg, forse arriva ai 17. Le creature morte suscitano emozione fra i membri dell'equipe che cercano di spiegarsi il meccanismo di quello che è successo, immaginando la fine della madre e dei suoi due piccoli. Cousteau ritiene che il maschio sia riuscito a fuggire attraverso il foro che hanno visto. Ei chiede a Philippe se la caccia con le trappole è attiva nella regione. Ma Philippe risponde negativamente. Ei continua a chiedersi dove possa essere andato il maschio. I castori hanno costruito la loro tana in acque poco profonde su delle rocce. L'apertura che portava alla riserva di cibo è stata dunque ostruita quando il lago è gelato. Un semplice errore di costruzione ha trasformato la loro dimora in una tomba. Quanto a Foster e a Cassie, hanno passato l'inverno al riparo. È giunto il momento che i giovani castori tornino alla vita selvatica. Dopo la lunga reclusione, potrebbero anche rifiutarsi di lasciare la sicurezza e le comodità della capanna. È la piccola Cassie, la femmina timida, che prende l'iniziativa. Millenni fa, i suoi antenati erano giganteschi animali terrestri che superavano i 2 metri di lunghezza e che pesavano 400 kg. Nel Pleistocene i castori erano della taglia di un piccolo orso. Oggi sono piuttosto goffi sulla terraferma. Cassie si affretta a far ritorno al suo ambiente naturale. Mentre Foster la segue, penso che tutti i nostri pazienti sforzi per stabilire un legame con i nostri protetti siano stati completamente inefficaci. Abbiamo offerto loro il nostro affetto, ma pur avendo accettato la nostra casa e il nostro cibo, si sono sempre tenuti sulle difensive. Adesso sono grassi, ma ancora indipendenti e corrono verso la libertà. Cousteau segue i castori e ne vede uno risalire in superficie per respirare. Il secondo si precipita sotto il canotto, poi si allontana seguendo il fondo roccioso verso l'estremità acquitrinosa del lago. Speriamo che Foster e Cassie non facciano errori nella scelta del luogo per la loro dimora.
All'inizio del prossimo inverno, quando avranno 3 anni, inizieranno a riprodursi. Le coppie di castori sono molto unite e possiamo sperare che quell'unione prosegua per tutta la durata della loro vita, 20 anni. Osservando Foster e Cassie, ci chiediamo dove finisca l'istinto e dove inizi l'intelligenza. Questi straordinari architetti, costruttori di dighe, di case, di gallerie, sono semplici automi o possiedono invece una specie di intelligenza radicalmente diversa dalla nostra? I castori rappresentano indubbiamente uno dei misteri più sconcertanti della natura. Nel mondo selvaggio del Canada del Nord, Cousteau ha studiato le condizioni di vita del castoro minacciato sia dai rigori dell'inverno, sia dall'uomo che rivendica dei diritti sull'ambiente. Cousteau chiede al dottor Hay la sua opinione sull'avvenire dei castori in questa regione. Il dottor Hay ritiene che anche qui, nella regione dei laghi del Saskatchewan, i castori vivano secondo una legge economica naturale piuttosto simile alla nostra. La legge della domanda e dell'offerta. Se il costo della vita diventa troppo alto, se richiede cioè troppi sforzi e se il cibo è scarso, allora non rimane altro che andarsene. L'espansione umana, la caccia, le trappole hanno già seriamente limitato e messo in pericolo il territorio dei castori. Tuttavia, gli sforzi diretti a proteggere questa specie hanno ancora una volta dimostrato che il nostro intervento in natura ha sempre degli effetti imprevisti e spesso delle tristi conseguenze. Soltanto apprendendo sempre di più sui complessi meccanismi della vita, impareremo forse a preservare efficacemente quello che rimane del patrimonio un tempo illimitato della natura.